troviamo proprio qui alla Galleria Alberto Sordi nei giorni successivi alla bocciatura da parte della legge della Corte Costituzionale del Porcellum. Che cosa succederà adesso in materia di legge e di riforma elettorale? Ma come prima cosa succede purtroppo che diminuisce ulteriormente, quasi ce ne fosse bisogno, la fiducia dei cittadini nei confronti di tutte le forze politiche. Destra, centro e sinistra hanno parlato di questo sdegno, di questa vergogna del Porcellum e se lo sono tenuto senza riuscire a cambiarlo se non attraverso l'intervento della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice due cose molto chiare. Primo, che non si può fare una legge peggio di quella fascista, che dà un premio di maggioranza spropositato senza mettere nessun tetto, e l'altro è che è necessario garantire ai cittadini la possibilità di scegliere, cioè la possibilità di avere almeno una preferenza per decidere chi sono i loro rappresentanti in Parlamento. Sicuramente questo non vuol dire che l'attuale Parlamento, tutti gli organi costituzionali siano da questo momento in poi fuori gioco, non possano più operare, ma sicuramente da questo momento in poi qualunque disciplina elettorale deve tenere conto di quanto ha deciso la Corte Costituzionale.